Luigi Astri propone stop del distretto tessile per un giorno in segno di protesta, intanto dal Mise, 10 milioni per le imprese. Prato celebra i 200 anni dalla nascita di Cesare Guasti e il Pretorio realizzerà una mostra. Avvia il calendario delle iniziative dedicato al 78esimo anniversario della Liberazione. Arriva anche a Prato la finestra di Jacopo da cui piovono doni ai bambini più bisognosi. A voi tutti buongiorno, in primo piano il tema dei costi energetici insostenibili per molte aziende. Astri propone di fermare il distretto tessile per un giorno in segno di protesta. Intanto dal Ministero dello Sviluppo Economico arriva la conferma dello stanziamento di 10 milioni di euro per il comparto tessile di Prato. I costi energetici sono insostenibili per le imprese del distretto. Alcune lavorazioni stanno operando in perdita per non fermare le macchine e quindi la produzione del comparto, ma la situazione non può durare a lungo. Lo denuncia l'associazione Astri, che si unisce al grido di allarme lanciato nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria e propone una mobilitazione di protesta eclatante, fermare le aziende per un giorno se la situazione non verrà risolta al più presto. Del resto, dati alla mano, scrive il consiglio direttivo dell'associazione, che ha raccolto la preoccupazione dei soci, il costo della produzione tessile ha raggiunto cifre da capogiro, difficili da far digerire ai clienti. Il 2022, fino a luglio, sottolinea Astri, aveva regalato soddisfazioni per il rinnovato interesse dei brand mondiali a tornare a produrre nel distretto, ma adesso la situazione potrebbe trasformarsi in un boomerang pericoloso, con ordini da evadere a costi che non sono più sostenibili. Il rischio è che si debbano fermare le macchine e fare un ricorso massiccio alla cassa integrazione straordinaria per sostenere anche le aziende di piccole dimensioni che spesso svolgono lavorazioni strategiche e che non sanno come continuare ad operare. Intanto, da Roma arriva la notizia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativo lo stanziamento di 10 milioni di euro previsto per quest'anno a sostegno della competitività del distretto tessile di Prato. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che disciplinano le modalità di erogazione dei contributi. Nel provvedimento, che stanzia 10 milioni di euro anche per il distretto di Biella, è specificato che per Prato 8 milioni saranno contributi diretti alle imprese a sostegno di investimenti in innovazione e sostenibilità e 2 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione di progetti di sistema. Voltiamo pagina. Prato si appresta a celebrare i 200 anni dalla nascita di uno dei suoi cittadini più illustri, Cesare Guasti. La ricorrenza si tiene domenica 4 settembre e sarà festeggiata con una intera giornata dedicata al celebre archivista e filologo. Alle 10.30 nella chiesa di San Domenico, dove sono custodite le spoglie di Guasti, il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, presiede una messa concelebrata dal vescovo Giovanni Nerbini. Alle 17.30 conferenza nel Salone Consiliare del Comune di Prato. Dopo i saluti del sindaco Matteo Biffoni parleranno Diana Toccafondi, già direttore della Soprintendenza Archivistica della Toscana e anche dell'Archivio di Stato di Prato, e Pietro Domenico Giovannoni, docente di storia del cristianesimo e delle chiese all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Cesare Guasti in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Prato. E intanto il museo di Palazzo Pretorio sta lavorando all'allestimento di una mostra che esporrà una serie di artisti che hanno gravitato proprio attorno a Cesare Guasti, come Franchi, Marini e Pezzati. A darne notizia la direttrice del museo Rita Jacopino, ospite ieri sera del format di TV Prato, Settembre in diretta. State lavorando su una mostra che potrebbe avere al centro, quindi al cuore dell'allestimento, una figura importante, un pratese illustre. Di chi si tratta? Si tratta di Cesare Guasti. Il 4 settembre ricorre il bicentenario della nascita e quindi tutta la città sta dedicando una serie di iniziative a questo grande personaggio, a questa persona così colta che veramente ha segnato la storia culturale pratese e non solo appunto pratese. E quindi il Museo di Palazzo Pretorio stiamo cercando appunto di organizzare questa mostra dedicata agli artisti
che gravitavano intorno a questa figura così importante di Cesare Guasti, agli artisti che comunque sono presenti nella nostra collezione, alcuni dei quali si vedono già nella nostra collezione, ma altri sono ancora nei depositi, abbiamo restaurato alcuni dipinti e quindi vorremmo appunto mostrare queste novità, in realtà sono delle novità perché sono chiuse sempre all'interno dei nostri depositi, quindi ricollegarle quindi alla storia di Cesare Guasti e alla storia cittadina dell'Ottocento. Potrebbe essere davvero una prima volta per questi capolavori, siamo molto curiosi. Sì, in effetti sono alcune cose molto interessanti, quindi raccontano appunto lo spaccato dell'Ottocento pratese. E con l'inaugurazione della mostra di anno in anno aspettando il 6 settembre, ieri hanno preso il via le iniziative per celebrare il 78esimo anniversario della liberazione di Prato dall'occupazione nazifascista. Giulia Ghizzani. Un viaggio che ripercorre le iniziative che si sono susseguite anno dopo anno per celebrare l'anniversario della liberazione di Prato dall'occupazione nazifascista. E questo è il cuore della mostra allestita qui a Palazzo Banci Buonamici, Palazzo della Provincia, per mantenere viva la memoria degli eventi drammatici che segnarono in modo profondo il cammino democratico del nostro Paese. Con questo allestimento, realizzato in collaborazione con il Museo della Deportazione e Resistenza di Figline, si apre quindi in modo ufficiale il calendario di appuntamenti aspettando il 6 settembre. Un calendario ricco davvero di iniziative fortemente volute da ANPI, ARCI e CGL Prato per rendere omaggio a quello che a breve sarà il 78esimo anno dall'eccidio di Figline. Qui abbiamo cartelli storici che sono quelli del primo decennale, del ventennale, del trentennale della liberazione e poi abbiamo messo in mostra le fotografie delle nostre ultime iniziative. E quindi è un modo di dire ci siamo sempre stati, ci vogliamo essere sempre, ma soprattutto anche non crescendo, perché più in là si va col tempo, più impegno assolutamente ci deve essere. Più che passa il tempo, più che la memoria diventa importante, perché i testimoni diretti ce ne sono sempre meno, anche all'interno delle nostre famiglie il racconto diretto di quei giorni è sempre più raro e allora la memoria deve diventare un qualcosa di collettivo, patrimonio di tutti noi. Grazie all'ANPI che ogni giorno, anche al di fuori dei giorni della liberazione, lavora per promuovere questo concetto, questo appunto portare avanti la memoria. In questi giorni allestiamo questa bella mostra all'interno del Palazzo della Provincia, che è una casa di tutte le nostre comunità e che ricorda quanto il nostro territorio, quindi non solo Prato, ma tutti i comuni della nostra bellissima provincia, hanno dato in termini di martiri per la nostra libertà. Una ventata di solidarietà, quella che ha attraversato gli infissi della finestra di Jacopo e che dalle cure a Firenze è arrivata anche a Prato. Jacopo, la mamma Nicoletta e il babbo Giampiero infatti hanno presentato la finestra con giochi, materiale scolastico, oggetti di necessità per i bambini meno fortunati al centro civico Ventrone di San Giusto. Con la spontaneità dei bambini, Jacopo, dalla finestra di casa sua, nei mesi scorsi ha deciso di regalare i suoi giochi ai coetanei che non potevano permetterseli. Oggi Jacopo e la sua famiglia seguono circa 100 famiglie sul territorio fiorentino e sono attivi nei comuni limitrofi e di altre province. La finestra di Jacopo, che nel frattempo è diventata anche un'associazione, la finestra di Jacopo ODV, sarà presente quindi al centro Ventrone, dove sarà possibile donare materiale e raccoglierlo il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle 17 alle 18. E adesso veniamo allo sport, calcio a 5 con il Futsal Prato che si sta preparando in vista del prossimo campionato di Serie B. Si alza il sipario sulla nuova stagione del Futsal Prato. La squadra pratese sarà in asti di partenza del prossimo campionato di Serie B di calcio a 5 con rinnovate ambizioni. Un nuovo main sponsor, l'azienda pratese Italgronda, e un nuovo allenatore, il motivato tecnico Massimo Zudetic. Finalmente abbiamo iniziato, sono due giorni che ci alleniamo, i ragazzi stanno andando forte, sinceramente non me l'aspettavo, significa che il programmino che gli abbiamo dato durante l'estate lo hanno svolto diligentemente, quindi insomma le sensazioni sono buone e speriamo di fare bene. Campionato di Serie B davvero accattivante, un girone pieno di antagoniste di alto livello.
Sicuramente lo sapevamo, la società ha cercato di mettermi a disposizione una squadra di livello e di questo posso soltanto ringraziarli. E noi, come ho detto ai ragazzi il primo giorno, dovremmo essere consapevoli di essere una buona squadra, ma non presuntuosi, perché appunto, come hai appena detto, il campionato sarà difficilissimo e riuscire a far bene non sarà affatto facile. Una squadra che punta ad un campionato di vertice con l'arrivo di tanti nuovi giocatori. Fabbri, Balestri, Montorsi, Patetta e Gambino della Lastrigiana e la conferma di tutti i big della passata stagione con El Gallaf, Pacini e D'Amico in testa. Quest'anno hanno fatto delle rose importanti tutte le altre società e hanno messo una regola nuova che possono prendere solo due stranieri, però tutte le squadre sono allestite molto bene e questo campionato sarà molto duro. Ma noi siamo pronti con gli allenamenti e con la fatica a dare battaglia sul campo ogni partita. Il Futsal Prato è stato inserito nel girone C del campionato di Serie B. Esordio in casa il 1° ottobre al palazzetto del Keynes contro i bolognesi dell'Olimpia Regium. Un avvio subito, tosto. E adesso, prima dei saluti, diamo uno sguardo a che tempo farà nelle prossime ore. Un saluto e bentrovati. Tempo incerto oggi in attesa di un peggioramento previsto nel weekend per l'arrivo di una perturbazione che cominciamo a vedere grazie al satellite attualmente sulla Francia e che appunto ci interesserà dal pomeriggio di sabato e nella prima parte di domenica. Ma vediamolo meglio col dettaglio con la nostra grafica in cui abbiamo indicato un pomeriggio di oggi variabile, soprattutto sulle zone interne, con qualche addensamento un po' più consistente sulla dorsale appenninica, dove ci sarà anche la possibilità di qualche isolato e breve rovescio. Le temperature torneranno a toccare i 30-31 gradi sulle zone interne, i venti saranno deboli e il mare poco mosso. Il weekend, la giornata di sabato, con un peggioramento in arrivo dalla tarda mattinata a partire dalla fascia costiera, dove abbiamo indicato anche la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità. L'instabilità poi tenderà a portarsi anche sulle zone interne tra il pomeriggio e la serata. Le temperature di conseguenza per sabato sono previste in leggero calo con valori che non supereranno i 26-27 gradi. La giornata di domenica l'instabilità si porterà principalmente sulle zone più meridionali, dove in mattinata avremo la possibilità ancora di rovesci o temporali ancora localmente forti. Seguiranno poi un po' più di variabilità nel pomeriggio con tendenza anche a qualche schiarita. Le temperature per domenica sono previste stazionarie o in ulteriore lieve calo. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Bene, vi ricordiamo anche oggi alle 17 in diretta dalla Cappella del Sacro Cingolo in Duomo la recita del Rosario, a seguire la celebrazione della Santa Messa in preparazione della festa della Madonna del Sacro Cingolo. È tutto, l'informazione torna alle 20:30 con il telegiornale della sera. Buon proseguimento.